Ci troviamo davanti a un quadro bellissimo, a un dipinto di Vincenzo Malò, pittore fiammingo che si è fermato a Genova e con la sua arte ha illustrato personaggi illustri di Genova, ma anche immagini sacre. E in questa immagine è il bellissimo incontro di Gesù con i due discepoli che da Gerusalemme, nella sera di Pasqua, scendevano verso Emmaus. E l'aspetto più bello di questo racconto è che lungo la via Gesù raccontava loro le scritture e ardeva loro il cuore d'amore per Gesù. Ma Gesù lo riconobbero soltanto nel gesto dello spezzare il pane. L'augurio che vi faccio in questa Pasqua è che anche noi, io voi, possiamo all'ascolto delle scritture innamorarci di Gesù e nel gesto dello spezzare il pane far memoria e quindi rivivere in noi il mistero della Pasqua. Gesù che dona la sua vita per noi, questo è il significato del pane spezzato e distribuito ai suoi discepoli, ma un pane che ci trasmette la vita stessa di Cristo, perché quel pane spezzato è il sacramento dell'Eucaristia. Auguri di Santa Pasqua, uniti a Gesù, ma soprattutto in comunione col suo santissimo sacramento dell'altare, con l'Eucaristia. Auguri, Santa Pasqua a tutti.